Gente. Seguito a uscire quelli che erano finiti.
niente. Si disse
sanitaria, quando ci facciamo una presentazione, prevedevate un servizio di pronto soccorso? Allora non lo so, qualche seguito non previsto. Allora non lo so, non c'era più risposta alla struttura? No, non lo so, so però che l'appuntamento dato a, davanti al Pfizer era... Risposta fetosa, sembra. Nochmal Atmung, herumstehende. Das war Atmo Asynchron vor der Verhandlung, Muro-Prozess, 21.09.
Allora, sentiamo prima i testi che erano stati citati per stamattina, poi procederemo all'ascolto dove lo pistoletto. Io vedo un motociclista, uno se ne andò per la più piccola, se ne andò per conto suo.
La più grossa invece infilò la via Brescia e fra le grida sempre di Leonardi, la macchina poi si disperse. Io fui praticamente trascinato da Leonardi quasi per il bavero fin sul marciapiede. Accendiamo questa registrazione. Si escluda la mia registrazione. Sarete d'accordo di un altro discorso. Questo nastro è globale. È un nastro globale. Facciamo caso che ci sia qualcosa di intimo, eccetera. Non c'è relazione, uno stato. Noi isoliamo le relazioni che ci interessano. Ma prima sono d'accordo che te, ma prima controlliamo queste cose. L'ho detto già prima, ci anima un grande desiderio di vendere. Questo desiderio di diventare deve essere placato, perché oggi ci troviamo nelle condizioni, e questo dico anche su ogni cosa chiedere chiarezza, vedere chiaro, perché troppe ombre ci sono ancora in questo processo. Noi vogliamo dissiparle col vostro aiuto, con la vostra guida, lo vogliamo dissipare anche col vostro alto magisterio, verso i quali noi siamo sempre stati riverenti, non solo, ma nello stesso tempo anche partecipi.
delle gravi difficoltà che tutti quanti incontriamo e soprattutto voi incontrate nella conduzione di questo processo. Ma tutto questo che io chiedo ci serve, signore, ci serve, non facciamo richieste inutili, pretestuose o in alcun modo fuori dal processo. Sono richieste legittime perché solo così possiamo venire alla verità di fronte ai tanti vuoti che si sono verificati nell'istruttore. Io chiedo che riguardano questo processo, io li voglio. È una cosa legittima che può fare la Corte. La seconda cosa, che si trascrivano tutti i nastri. La Corte poi toglie tutti quei nastri che riguardano tutte quelle intercettazioni che riguardano la vita privata. Noi ci attenderemo, ma avremo la registrazione di tutto quello che è stato detto, perché le relazioni di servizio che abbiamo, signori, non sono fedeli. Signori, io vi do una sola prova. Lì c'è una dichiarazione. Thank you.
In nome del popolo italiano, la prima corte di Assisi di Roma, visti gli articoli 483, 488, 489 codice procedura penale, 72 e 78 codice penale, precisati i capi di imputazione numero 3, 20, 26, 36, del procedimento originario numero 31/81 registro generale, nel senso che il richiamo per l'aggravante al capo 67 deve essere sostituito dal riferimento al reato di cui al capo 58. Precisati i capi di imputazione numero 10/1, 10/2, 13, 14/18 del procedimento originario numero 5/82, nel senso che le date di commissione del reato debbono essere indicate per i capi 10/1, 10/2 in quella del 21 giugno 77, per il capo 14/18 in quella del 26/4/78. Assorbito nella imputazione di banda armata, il reato contestato al capo 39 del procedimento numero 31/81 registro generale, riuniti per la continuazione tutti i reati puniti con pene omogenee, dichiara a Reni Renato, Azzolini Lauro, Balzerani Barbara, Bonissori Franco, Braghetti Anna Laura, Pacciotti Giulio, Fiore Raffaele, Gallinari Prospero, Guagliardo Vincenzo, Iannelli Maurizio, Ligas Natalia, Loiacon Alvaro, Moretti Mario, Micaletti Rocco, Nicolotti Luca, Nanni Mara, Piancone Cristoforo, Padula Alessandro, Fancelli Remo, Piccioni Francesco, Ponti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno, Vanzi Pietro, Zanetti Gian Antonio, colpevoli dei reati ad essi rispettivamente contestati in rubrica, esclusa per Azzolini, colpevoli dei reati contestati in rubrica, escluse le contravvenzioni ascritte ai capi 8, 14, 33 del procedimento 31-81, e reati contestati per l'omicidio Schettini, l'attentato contro Pecora Gaetana e i fatti di Piazza Nicosia, dal capo 32 al capo 49 del procedimento numero 582 registro generale, e ricondanna alla pena dell'ergastolo di anni 30 di reclusione e di lire 6 milioni di multa, e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno. Dichiara i detti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà di quell'articolo 32. Ordina la pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune di Roma e nei comuni ove i singoli condannati avevano l'ultima residenza. Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta sui quotidiani Corriere della Sera, Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera. Dichiara Petricola Ave Maria, Broggi Carlo, Ciampanelli Massimo,
Savasta Antonio, Libera Emilia e Pesci Patrizio, colpevoli dei reati ad essi rispettivamente ascritti, escluse per il Cianfanelli, il Savasta e la Libera, le contravvenzioni di cui ai capi 13, 4, 14, 5, 14, 15, 15, 7 e 15, 13 e con le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 82, numero 304, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condanna Petricola Ave Maria alla pena di anni 6 di reclusione, lire 500.000 di multa e mese 1 di arresto. Broggi Carlo alla pena di anni 10 di reclusione, lire 500.000 di multa e mese 1 di arresto. Cianfanelli Massimo alla pena di anni 13 di reclusione, di lire 1.000.000 di multa e mese 1 di arresto. Savasta Antonio alla pena di anni 16 di reclusione, lire 1.500.000 di multa e mese 1 di arresto. Libera Emilia alla pena di anni 16 di reclusione, lire 1.500.000 di multa e mese 1 di arresto. Pesci Patrizio alla pena di mesi 4 di reclusione, lire 200.000 di multa. Dichiara Petricola, Broggi, Cianfanelli, Savasta e Libera interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dispone che Broggi e Cianfanelli, Savasta e la Libera, appena espiate, siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di 3 anni. Dichiara Spadaccini Teodoro, Triaca Enrico, Andriani Norma, Mai Arnaldo, De Luca Alessandro, Giordano Antonio, colpevoli dei reati ad essi rispettivamente contestati, escluse per Spadaccini e Triaca le contravvenzioni di cui ai capi 8, 14 e 33 e con le attenuanti generiche ritenute contestate per Triaca e Giordano e prevalenti sulle aggravanti contestate per Spadaccini, Andriani, Mai e De Luca, condanna Spadaccini e Teodoro alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, lire 500.000 di multa. Triaca Enrico alla pena di anni 30 di reclusione, lire 2.500.000 di multa. Andriani Norma alla pena di anni 17 di reclusione, lire 1.000.000 di multa e mese 1 di arresto. Mai Arnaldo alla pena di anni 18 di reclusione, lire 1.500.000 di multa e mese 1 di arresto. De Luca alla pena di anni 18 di reclusione, lire 2.000.000 di multa e mese 2 di arresto. Giordano Antonio alla pena di anni 30 di reclusione, lire 2.500.000 di multa. Dichiara interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dispone che appena espiata siano sottoposti alla libertà vigilata per il periodo di 3 anni. Dichiara Ceriani e Sebegomi di Stefano, Novelli Luigi, Petrella Marina, Petrella Stefano, colpevoli dei delitti ad essi rispettivamente contestati in rubrica e condanna Ceriani e Sebegomi di Stefano alla pena di anni 6 di reclusione, Novelli Luigi e Petrella Marina alla pena di anni 14 di reclusione e di 1.000.000 di multa, Petrella Stefano alla pena di anni 9 di reclusione. Siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di 3 anni. Dichiara Cavani Augusto, Capitelli Marco, Conisti Otello, Innocenzi Giovanni, Lagna Tommaso, Stroppolatini e Rimondo, nato a Bari il 7 ottobre 52, colpevole del delitto previsto dagli articoli 110, 112 e 306 primo comma, in relazione agli articoli di spese di costituzione e difesa di parte civile, che si liquida in complessive lire 1.600.000, di cui lire 1.500.000 per onorari di avvocati. Condanna Faranda, Borucci, Moretti, Balzerani, Pioschi, Calenari, Libera, Piccione e Breghetti al risarcimento dei danni e a rivelarsi in separata sede. In favore di Cacciafesta Remo e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile che si liquidano in complessive lire 1.600.000, di cui lire 1.500.000 per onorari di avvocato. Condanna Gallinari, Faranda, Borucci, Moretti, Triaga, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, Fiore, Nicolotti, Piancone, Cianfanelli, Seghetti, Braghetti, Savasta, Libera, Piccioni, Cacciotti, Piunti, a risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Terlizzi, Matilde, Vedova Palma, Palma Fabio, di Leana Lattanzi, Vedova Leonardi, Leonardi Sandro, Maria Rocchetti, Vedova Ricci, in proprio nell'interesse dei figli minori Giovanni e Paolo, Diozzino Luigi, Zizi Maria Pia, Zizi Rosa, Chiavarelli Eleonora Vedova Moro, Giovanni Moro, Agnese Moro, Maria Fida Moro, della Democrazia Cristiana in persona del suo segretario amministrativo pro tempore. Condanni predetti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle singole parti civili che si liquidano in favore di ciascuna di esse in complessive lire 6.500.000, di cui lire 5.000.000 per onorare di avvocato. Condanna Gallinari, Faranda, Morucci, Moretti, Triaga, Spadaccini, Mariano, Broggi, Balzerani, Braghetti, Brioschi, Faranda, Fiore, Gallinari, Micaletto, Moretti, Morucci, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Savasta, Seghetti, Cacciotti, Libera, Cianfanelli, Loiacono, Maia, Banzi,
al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore di Tartaglione Maria Rosaria, che ha espressamente rinunciato alle spese di costituzione e difesa di parte civile. Condanna Arredi, Balzerani, Braghetti, Gallinari, Guagliardo, Micaletto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Savasta, Seghetti, Zanetti, Cacciotti, Libera, Loiacono, Vanzi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti della parte civile Schettini Walter, che ha rinunciato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa. Condanna Moretti, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanzi, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Petricola, Padula, Libera, a risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore di Adele Pifalo, vedova Minervini, e Ambra e Mauro Minervini, che hanno rinunciato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile. Condanna Arreni, Balzerani, Bella, Braghetti, De Luca Alessandra, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Micaletto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanzi, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Padula, Libera, Loiacono, Giordano, a risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore di Varisco Dorev e del Ministero della Difesa, del Ministero del Tesoro, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dei Trasporti, del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuno in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti gli imputati nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile in questa sede e che sono stati condannati in relazione agli specifici elencati in rubrica ne ordina la cancellazione. Respinge ogni altra istanza ed eccezione. L'udienza è tolta.